Un incidente spettacolare, ma che poteva avere risvolti ben più drammatici di un codice giallo, che ha visto il coinvolgimento di ben 3 autoveicoli e si è verificato questa mattina, poco dopo le 10, lungo la via Flaminia, nei pressi di Rosciano, dove la statale si incrocia con via degli Astienti. Ed è proprio questo incrocio lo scenario dell'incidente. Una Panda azzurra proveniente da mare e ferma al centro strada per girare a sinistra, alla guida una donna di 42 anni e come passeggero suo figlio di 6. Pochi attimi fermi e avviene l'urto, con un rumore di lamiere assordante, e lei viene sbalzata in avanti per diversi metri ed una Panda bianca, che proviene sempre da mare, vola letteralmente in aria e si cappotta proprio davanti ai suoi occhi. Al suo interno, incastrata tra la portiera e l'asfalto, rimane una donna di Fano, di 38 anni. Una terza auto coinvolta, una Mercedes condotta da un uomo sulla sessantina di origini della provincia di Foggia, che proveniva dalla parte opposta, è stata anch'essa urtata dall'auto nella sua carambola. Arrivano anche i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere e viene allertato anche l'elisoccorso, che però non decollerà. Non ce ne sarà bisogno, perché dopo le prime valutazioni, fortunatamente, nessuno dei conducenti dei mezzi ed il bambino hanno riportato gravi traumi. Un collare di sicurezza applicato dai sanitari e vengono tutti trasportati al Santa Croce in codice giallo per accertamenti, mentre l'autista del Mercedes è praticamente illeso. Sul posto i vigili urbani di Fano, intervenuti sul posto con 2 pattuglie anche per regolamentare la viabilità interrotta per diverso tempo in un punto così critico e con la carreggiata stretta. Ed è proprio questa, o forse il tentativo di superare l'auto ferma e la Mercedes nel posto sbagliato al momento sbagliato, o attimi di indecisione, chissà. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale.